Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Fabio e oggi andremo a parlare di un tank, un nuovo tank di Votofo, il Profile Unity RTA di Votofo. Ma andiamo a scoprirlo subito dopo la sigla. Ed eccoci qua con la confezione del Profile Unity RTA di Votofo. Ma andiamo subito a aprire la confezione e vediamo cosa troviamo al suo interno. All'interno troviamo il classico cacciavitino a stella, un tool per poter ad andare a dargli una piega esatta a quelle che sono le mesh, due stringhe di cotone, delle parti di ricambio, degli o-ring, delle molle, delle viti e la prolunga per poter montare il vetro da 5 ml, che poi magari andremo a vedere. Inoltre troviamo di OFRF due mesh coil da 0,13 ohm. Ma andiamo a scoprire il resto del nostro atomizzatore. Sopra abbiamo un tip da 810, privo di O-ring, perché gli O-ring li troveremo all'interno del cap. Rimontiamo il nostro drip tip. Ed andiamo subito ad aprire la ghiera. Due ampie asole dove effettuare il nostro refill. Una svasatura che ci aiuta a far sì che il liquido non vada verso l'esterno. Ma andiamo a vedere il resto. Rimettiamo il nostro cap. Lo posizioniamo un quarto di giro ed è chiuso. Oltre alla serigrafia troviamo una ghiera per parzializzare l'aria. Ci sono 5 fori da una parte e 5 fori dall'altra. Ma andiamo a smontarlo. Svitando la parte sopra possiamo cambiare il nostro vetro. In questo caso il vetro con il quale arriva è da 3,5 ml. Per poter montare quello da 5, che io appunto monterò quello da 5, dovremo montare la nostra prolunga. Andremo semplicemente ad avvitare. Metteremo il nostro vetro e andremo a riavvitare il tutto. Ora svitando la parte sotto per andare a scoprire il deck. Il deck che trovo che sia identico a quello del profile RDA. Allora, come avete potuto vedere, nelle spare parts esistono un paio di molle di ricambio. Questo, per chi ancora non lo sapesse, serve per far sì che questa parte, essendo molleggiata, va a spingere il cotone contro la mesh per avere sempre un ottimo contatto. Sul fianco troviamo le due viti delle torrette e le due asole dove andremo a posizionare il cotone. Per quello che riguarda il cotone, dovete seguirmi perché o seguire le istruzioni allegate perché vi spiega nel dettaglio come montare appunto il cotone. Primo passo da fare è prendere il nostro tool, la nostra mesh, appoggiarla sopra e dargli una bella piega. Una volta che le abbiamo dato la nostra piega, dovremo andarla a posizionare sopra il nostro profile. Prendiamo il cacciavitino,
teniamo delicatamente in posizione e andiamo ad avvitare le due vitine. Una da una parte e una dall'altra. Ecco qua. Ok, una volta fatto questo andremo a fare un paio di attivazioni per vedere se tutto va bene. Andiamo a premere e vediamo come si attiva perfettamente. Passiamo alla cotonatura. Andiamo a prendere la nostra stringa di cotone. Il cotone è abbondante e ha un diametro di 6 mm. Andremo a prendere questa parte, andremo a infilare e andremo a tirare con un po' di forza in modo da riuscire a portare il cotone al centro. Ed ecco qua. Ora seguitemi attentamente perché dovremo andare a tagliare il cotone, e per tagliare il cotone va tagliato in una determinata maniera. È riportata anche sull'istruzione, se seguite le istruzioni a dovere non dovreste trovare nessun tipo di problema. Comunque vi faccio vedere. Dovremmo andare a fare una sorta di taglio a 45 gradi in questa maniera, per cui diamo un taglio. Dopo il nostro taglio dovremmo avere una certa somiglianza con quello che vedete. Andiamo a sfumare bene il cotone, perché essendo tanto appunto lo rendiamo piuttosto spumoso. Facciamo questa operazione da entrambe le parti e lo andiamo a posizionare dentro quelle che sono le due asole. Una volta ottenuta una condizione simile a questa, andremo a prendere il nostro liquido. Io userò un liquido della mia ultima ricetta e andremo a bagnare il cotone. Mi raccomando, non lemosinate con il liquido, in quanto il cotone è davvero tanto. E andiamo a fare una prima attivazione. Come potete vedere non ci sono. Perfetto, andiamo a rimontare il nostro atomizzatore. Andiamo a stringere tutto. Ah, ecco, una cosa che non è possibile fare, in particolare di questo atomizzatore, che per poter rimontare dobbiamo smontarlo dalla box. Per cui smontiamolo dalla nostra box e solo in questo caso potremo andare a rimontare. Fatto, lo rimontiamo sulla box. Apriamo la parte superiore, prendiamo il nostro liquido e andiamo, anzi, prima di andare ad effettuare il refill, ricordo di chiudere sempre le prese d'aria. Ora andiamo ad effettuare il. Quasi esagerato come sempre. Andiamo a chiudere, andiamo a mettere in sede e facciamo il nostro mezzo giro. Ora direi di passare alle considerazioni finali cambiando in quella. Eccoci qua con il nostro Unity RDA di Wotofo, 25 mm di diametro, capienza da 5 ml col vetro che ho montato io, ma andiamo a fare qualche svapata e vediamo cosa ne penso.
Che dire, io in quanto amante dei tank penso di non sbagliarmi se dico che questo è il tank da battere. Le mesh restituiscono un vapore e un aroma fenomenale. Il cottone che c'è è gran tanto e non ho mai, nell'arco di una settimana, lo utilizzo da una settimana e vi posso garantire che non ho mai fatto una steccata perché il cotone andava in secca, per cui anche in questo caso si alimenta davvero bene. Difetti io personalmente non ne ho trovati. Ho sentito dire da qualcuno che è in possesso di questo tank che ha avuto delle perdite. Io personalmente non le ho avute. Allora, se effettuate la rigenerazione con il suo cotone e fatto così come l'ho fatto vedere nel mio video, oppure, come già detto, seguendo alla lettera le istruzioni che vengono riportate all'interno della confezione, vi posso garantire che non avrete perdite. Ecco, una cosa che mi è venuta in mente è che qualcun altro lamentava appunto il fatto che il top cap fosse piuttosto leggerino. Io personalmente, come detto, ce l'ho da una settimana, lo sto utilizzando da una settimana in consecutiva, ho effettuato più di un refill, ma io inconvenienti non ho trovato. Sì, la lamierina sarà forse un po' leggerina, ma fa la sua funzione, la fa così come dovrebbe farla, per cui mi sento di provare anche questo. L'aria, a differenza di tanti altri tank che ho provato, non ha nessun tipo di rumore, per cui anche in questo caso è promossa a pieni voti. Boh, ve lo consiglio per chi come me ama i tank, provatelo. Lo trovate presso tutti i negozi a 30-35 euro, per cui è un atomizzatore che per il prezzo che ha no, è davvero insuperabile. In conclusione ringraziamo Motofo, OFRF e due youtuber che hanno collaborato alla creazione di questo tank, che sono Mr. Just Ride One e ATV Secretion. Non ve la prendete male se la mia pronuncia non è perfetta. Comunque, come di consueto, vi ricordo di mettere un bel pollicione verso l'alto se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale, di condividere il video affinché io possa crescere e spuntare la campanellina in modo che al prossimo video possiate essere avvisati. Con l'ultima svapata. Vi saluto, ciao a tutti!